Matteo Sbattida è la grande novità per i tesserati AXI dal 2022, ce ne parla l'avvocato Federico Balconi, che è l'ideatore di questo servizio che si aggiunge appunto alle garanzie offerte dal tesseramento AXI ciclismo tradizionale. Dal 2022 si aggiunge questa assistenza qualificata in caso di incidente. Di cosa si tratta, avvocato? Esattamente, questa è un'aggiunta che assolutamente AXI ha voluto dare a tutti i tesserati, che in caso di incidente avranno a disposizione uno studio legale vero e proprio che li assisterà sia nella pratica sia nella gestione legale di tutta la vicenda, diciamo, assicurativa e di risarcimento. Noi diamo un sostegno assolutamente fattivo, quindi il tesserato chiamerà un numero, scriverà una mail, avrà a disposizione del personale qualificato che gli darà tutta l'assistenza di cui necessita. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto tantissimi incidenti, stanno aumentando di giorno in giorno. Noi oggi con 5.000 associati abbiamo una media di 3-4 incidenti al giorno a cui dobbiamo dare assistenza. Con AXI prevediamo dei numeri molto chiaramente più grandi come adesioni e quindi anche di incidenza sulle strade. È per questo che abbiamo strutturato questa iniziativa insieme ad AXI, per garantire da una parte l'assistenza e dall'altra magari stimolare le istituzioni a fare qualcosa di più per garantire una sicurezza maggiore sulle strade. Ci ha raggiunto il presidente di AXI Ciclismo, Emiliano Bornia, che ha avallato questo interessante progetto. Sì, è una collaborazione che nasce con la massima semplicità, perché tra ciclisti ci si capisce con uno sguardo e era il momento di cambiare marcia, perché forse non tutti si sono accorti che il mondo amatoriale è cambiato, bisogna dare dei servizi nuovi, bisogna essere vicini ai ciclisti. Federico è un ciclista e l'iniziativa che hanno messo in piedi è davvero bella e interessante, perché va a vantaggio direttamente delle persone e sarà sicuramente un plus che i tesserati si troveranno gratuitamente a disposizione con il tesseramento. Non sarà fine a se stessa, perché abbiamo in mente tutta una serie di iniziative, perché vogliamo davvero renderci ancora più vicini ai ciclisti, al nostro mondo, a un mondo che amiamo e a un mondo che vogliamo migliorare con iniziative tangibili, perché di sicurezza si parla sempre, ma tante volte dopo averne parlato si finisce e non si va avanti. Quindi noi in punta di piedi vogliamo fare qualche cosa di concreto.